alle elezioni comunali di Sospiro 2024, con 974 voti, si nomina sindaco Fausto Ghisolfi. Ampiamente soddisfatto, è un'affermazione che va al di là delle nostre previsioni. La sensazione di un risultato positivo c'era, perché il clima che si recitava respirare in paese era nettamente a nostro favore, ma non ci aspettavamo un risultato così netto. Ecco, 70% è una percentuale di votanti, di cittadini che ci invoglia a fare di più, a fare meglio, a essere sempre disponibili, anche nella consapevolezza che è un riconoscimento per il lavoro svolto in questi 5 anni e per il valore della squadra che ha sempre lavorato insieme con coerenza, competenza, disponibilità e passione. Quali sono i punti a suo avviso che hanno convinto maggiormente gli elettori, visto che c'è stato di fatto un plebiscito? Secondo me l'elemento principale è la disponibilità che abbiamo dato ai cittadini in questi 5 anni, non solo dei momenti del Covid, ma durante tutta la nostra esperienza amministrativa, la presenza quotidiana in comune e la capacità di ascolto. Oltre naturalmente ai lavori che sono stati realizzati, abbiamo sistemato oltre il 50% dell'estensione delle strade, di asfaltature, abbiamo realizzato la nuova piazza che ha valorizzato il centro storico e la Villa Cattaneo e il Palazzo Comunale, oltre a configurarsi come elemento importante di aggregazione per i cittadini. Abbiamo realizzato in collaborazione con Fondazione Sospiro il nuovo centro medico e altri lavori che i cittadini hanno apprezzato. Quale sarà il primo impegno dopo la rielezione? Risolvere problemi importanti di allagamenti, di tracimazione delle fognature che sono stati messi in evidenza in questi mesi a causa dell'imperversare di temporali improvvisi e violenti. Questo è uno dei primi impegni, oltre a un'attenzione maggiore per le frazioni. In bocca al lupo da parte nostra e buon lavoro. Grazie, è stato un piacere. Grazie a tutti e grazie a Sospiro.